Ciao, sono Massimo Varini e in qualità di Ambassador Eventide sto realizzando una serie di video in cui ti parlo dell'H9 o H9. E se non hai visto gli altri due video, ti faccio un piccolo cappello introduttivo. Quindi stiamo parlando di H9, un pedale dell'Eventide, il pedale che ho qui davanti a me, che incorpora diversi algoritmi che provengono dal Time Factor, Mode Factor, Pitch Factor, Space o H9. Appunto, quindi esiste l'H9 versione base, H9 Core o H9 Max. In questo caso io ho H9 Max, che quindi significa che ci sono dentro tutti gli algoritmi che provengono dagli stone boxes che ti ho citato, appunto il time factor, il mode factor, il pitch factor e lo space. E in questo momento io lo sto pilotando dal mio iPad, dove dentro c'è un'applicazione gratuita di Eventide che si chiama appunto H9 o H9. Io dico H9 fa più figo, oppure a volte lo dico in italiano. E quindi tutto quello che faccio sul mio iPad si riflette sull'H9 e tutto quello che faccio sull'H9 si riflette sull'iPad. Oggi parliamo di pitch. Nel primo video ti ho parlato del mod factor, delle modulazioni, nel secondo del time factor, quindi dei delay. Nel prossimo parleremo di space, quindi i reverberi, per poi parlare nel quinto dell'H9, ma oggi parliamo di pitch, anche perché è molto profondo, ma già mi hanno sgridato che i primi due video erano molto lunghi. Cercherò di essere più breve, quindi facendoti sentire le cose salienti e poi lasciando a te la scoperta, magari andando in negozio a provarlo. Allora, che cosa possiamo fare? Prima di tutto andiamo ad aprire uno di questi preset. Vedi che qualsiasi cosa io faccio qui si riflette qui e qualsiasi cosa faccio qui si riflette dall'altra parte, ok? Vedi che si muove il mix e se muovo il mix qui si muove da quella parte. Ok, detto questo, allora sentiamo che cosa dice questo Diatonic Storyteller. Ok, allora è un pitch, ma la cosa molto interessante è la forza di programmazione che abbiamo dentro a questo pitch. Andiamo un attimo a vedere che cosa c'è dentro ai vari parametri, ok? Adesso da questa schermata io ti faccio vedere che qualsiasi cosa io tocchi qui, ovviamente la si muove lì. Ma vediamolo più nel dettaglio. Allora, che cosa succede? Il mix, ovviamente, è il mix, l'equilibrio tra la diretta e quello che dobbiamo fare. Pitch mix significa che noi abbiamo due pitch da gestire e posso farti sentire solo il pitch A, ok, che è solo pampottato da una parte, o il pitch B, che è pampottato dall'altra. Mettiamoli al centro. Qui abbiamo i due pitch A e pitch B, che quindi scriviamo le note. In questo caso, se io metto unison, sarà come un delay. Ok? Delay A e delay B. In questo caso, vedi che dicono triplet o un quarto, perché è abilitata la modalità che vedi si accende tempo on, tempo off, e quindi se è tempo off, dai millisecondi, se in tempo on invece ovviamente me lo dà in valori musicali, in figure musicali. Facciamo tap, tap, vedi che se batto il tempo lui me lo prende, ok? Allora mettiamo di fare per esempio un ottavo e un quarto, ok? Quindi sarà tap, 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 tolgo il feedback A e feedback B, quindi avrò ta, 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 avrò il suono mio, il ribattuto di un ottavo e il ribattuto di un quarto. Ok, fin qua ci siamo. Poi ho un altro parametro che è key, cioè significa la tonalità, perché essendo un diatonic, questo è un pitch che, se ti faccio vedere, andiamo in tonalità di do, se faccio do e imposto una terza maggiore e una quinta, senti, mi sta facendo una trid maggiore. Lo spengo, fa questo. Essendo diatonic, se faccio re, la terza l'ha fatta minore. Se faccio mi, farà quindi terza. Ok, è molto chiaro. La cosa interessante, ovviamente, è poter quindi disporre di voci da distribuire nel tempo. Quindi io potrei decidere di fare, che ne so, potrei fare questo. Invece che fare do, mi, sol, fare do, sol, sotto, mi, quindi posso fare meno una quarta, scusa, è spento, e una terza sopra qui, e gli do un pelo troppo, proprio pochissimo feedback, giusto per tenerlo un pochino più morbido, e siamo in do.
Quindi potrei fare, è anche polifonico, quindi posso fare. Ok, per esempio. Quindi in questo caso io sto facendo questo. Potrei decidere invece di fare un'ottava. Meno nona, scusa, meno un'ottava. Magari se hai un telefonino questa nota almeno la senti. Eccetera. Ovviamente posso disporre di una scala minore, di una scala dorica, di una scala frigia, di una scala lidia, eccetera, eccetera, no? Quindi significa che c'è anche minore melodica, wall tone, ci sono tutti i tipi di scale, giustamente perché lui deve sapere se quando tu gli dici di fare una terza, è una terza maggiore e una terza minore. Deve sapere se quando fai una quarta, è una quarta o una quarta aumentata. Ti faccio un esempio. Se vado a mettere la scala lidia, Lidia, invece che fare, gli dico di farmi una quarta, guarda, vado a zero, anzi ti metto questa così lo puoi vedere meglio, unisono, gli metto una quarta, anzi tutte e due le metto in quarta, così, questa sarebbe una quarta, se lo attivo sentirai che fa questo. Giusto? Quarta aumentata. Perché? Perché la scala Lidia è la quarta aumentata, vabbè, questa è una cosa che ritengo possa essere molto comoda. Abbiamo poi varie funzioni, Guitar Toy. Ok, abbiamo, vedi, un unisono che suona in ritardo di 1480 millisecondi, mentre abbiamo isoritmico, istantaneo, insieme, non mi veniva la parola, insieme al suono diretto, un'ottava sopra. Octave long delay. Ok. Algoritmi, andiamo avanti. Quadravox, abbiamo più voci. E vedi che abbiamo il mix delle voci AC e delle voci BD. Unisono, quarta, delay, abbiamo tutte le varie voci da poter gestire, ok? E qui c'è il delay grip. E... Anthem, ok, questo personale, National Anthem, banjo strummer, scusami, quindi se faccio, scusami. Ti fa il voicing del banjo con una sola nota. E quindi da qui ce ne sono tanti, però il concetto, perché per una volta vorrei fare un video che non fosse troppo lungo, che non diventasse 20 minuti, anche perché i prossimi algoritmi saranno veramente complessi da spiegare, vorrei farti capire soprattutto quanto è importante, quanto sia profondo la possibilità di lavorare sugli algoritmi di pitch, del pitch factor. Vai ballerina. Ok. Abbiamo Elect 12 string. Bass guitar solo. Cosa vuol dire? Che se io avessi un basso, in questo momento mi farebbe due ottave e tre ottave sopra e il bassista potrebbe suonare. Mentre suona il basso si sente un guitar solo. Credo che sia per questo, ok? Non sono andato a leggere le istruzioni perché poi ci sono le spiegazioni di ogni singolo, non solo algoritmo, ma anche del preset all'interno dell'algoritmo. Non so se tu le ascoltate negli altri video, ma che differenza c'è tra l'algoritmo e il preset? Il preset è un elenco di parametri, di valori attribuiti ai parametri che l'algoritmo mette a disposizione. Questo algoritmo ti dice, puoi regolare questi parametri a seconda di come le regoli e come li raggruppi, quello è un preset, ok? Abbiamo micro pitch. Che cos'è questo? Questo è molto interessante perché con l'affidabilità
tipica di Eventide, noi abbiamo il nostro suono e come vedi qui abbiamo un pitch A che è meno 9 e un pitch B che, scusami, il pitch A è più 9, il pitch B è meno 9. Significa quindi che se vado a riprendermi un po' di diretta, senza, spero veramente che tu abbia le cuffie, il suono diventa largo, diventa grosso, ricco di questo sembra un naturale chorus, ma non lo è, perché ricordati che il chorus, l'abbiamo visto come primo video nelle modulazioni, il chorus ha una modulazione, mentre il pitch ha una cosa stabile. Il fatto stesso che però noi suoniamo uno strumento a corda, che di per sé possa avere un po' di modulazione, no? Quando tu suoni molto forte una corda, lei per un istante ha una variazione di pitch, genera questo. Questo è molto ma molto utilizzato. Io lo utilizzo quando voglio avere un suono che sia ricco, largo, grande, ma che non abbia modulazione, che non abbia cicli. Questo è stabile, senti? Ok? Invece abbiamo con vibra chorus. Perché? Perché qui abbiamo una modulation rate. Appoggio il piede sopra al pedale di espressione. Senti che adesso c'è una modulation, c'è una modulazione, una cosa che si muove, cosa che in quell'altro non si muoveva. Slap, my echo, ce ne sono diversi. Torniamo sulla pagina algoritmi. H910, H949. Che cosa sono? Sono dei vecchi, sono le prime macchine che fece Eventide, erano nere, non so se le hai viste, con alcuni pomelli. E avevano delle funzioni che poi sono andate piano piano, gli H3000, eccetera. Poi torniamo di nuovo nell'ambiente dei chorus, molto belli. Rising Swim. Ok. Senti com'è strano questo, se hai le cuffie, ripeto, c'è il delay solo da una parte. Abbasso questo. Calo questo feedback, aumento questo. E questo è veramente, era quando si trovava un Eventide a fine anni 80, era una cosa molto bella, perché costavano moltissimo. Cioè, se uno pensa che questo, ovviamente adesso hanno un costo, ma rispetto a quando ero ragazzo io, era incredibile, no? Quindi, soprattutto perché adesso in questa macchina, tramite le applicazioni, puoi mettere dentro tanti algoritmi. All'epoca erano hardware, che uno faceva il delay, uno faceva il pitch, ma stiamo parlando di costi che erano equivalenti a un automezzo, cioè a una macchina, ok? Quindi all'epoca poteva essere che riuscire a comprare un Eventide poteva costare come una Punto, o come una Uno, o come una Panda, tanti anni prima. Va bene, comunque, lasciamo stare queste disquisizioni e torniamo ai nostri effetti. Backing vocals, questi qui sono effetti... In altre occasioni ti dirò che l'H9 non è fatto solo ed esclusivamente per... lavorare con la chitarra e contiene tanti algoritmi. Quindi questo che si chiama H9910-949 è backing vocals, è perché se tu lo utilizzassi sopra una voce che è una backing vocal, quindi un coro o una seconda voce, passando qui dentro, questo leggero pitch e questa apertura fa sì che tu lasceresti nel mix la voce centrale e la backing vocal ai lati, e questo creerebbe un ambiente alla voce principale, ok? Usato con la chitarra ti serve semplicemente un chorus molto largo, destra e sinistra, vado a prendere togliendo un po' di mix e ho un bellissimo chorus, ma la sua funzione sarebbe un'altra, ok? Ne abbiamo ancora altri, poi hai il pitch flex, ok? Questo è quello che ti può ricordare abbiamo play. Ovviamente qua la cosa bella è che puoi impostare con il due pitch, e soprattutto li puoi impostare in base al pedale di espressione, puoi farne salire uno all'altro. Il sesto video di questo, ci saranno 5 video in cui ti parlerò degli algoritmi, il sesto invece sarà riguardo l'utilizzo di un pedale di espressione, ma veramente vedrai come sarà facile regolare queste. E dopodiché questo è il pitch flex, quindi gestito da un pedale di espressione, octaver. Questo algoritmo in più ti fa gestire il fuzz,
l'envelope e il sensitivity, quindi... Abbasso un po' perché immagino che se no, se stai sentendo sul telefono ti esplode il telefono. Ti metto il mix dell'Octafuzz. Choti bass. Ci picchia, questo è veramente alto. Crab bass. Octafuzz. Dirty vocals, eccetera. Siamo qui, pitch flex, octave, crystals. Questi invece sono... Ok? Questo potrebbe essere assimilabile un po' a quello che trovi dentro il mod factor che si chiama ondulator, e però è più specifico sul pitch, ok? Stessa cosa anche qui, abbiamo per l'espressione. Seagulls, quindi immagino... Lasciamo arrivare questi gabbiani. From a bad dream. Reverse lows. Essere vero. Di nuovo siamo nei crystals, come Voice on Ice. C'è anche qualcosa dello shimmer dentro. Ok, andiamo avanti. Arpeggiator. Questo è la differenza degli altri, cosa dice? Vabbè, fa altre note, sì. Mentre prima però erano gestiti da dei delay, quindi ta 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 ta, avevamo le ripetizioni che davano un delay, qui è finché tu lasci giù la nota, lui fa l'arpeggiatore, fin quando molli si ferma, ok? Anche qui, come al solito, puoi gestire quali note fargli fare, la sequence A, B, A o B, eccetera. E qui, se tocco restart, guarda al centro... Ok, te lo faccio vedere così. Vedi che sto toccando restart? In questo caso, col filtro, tolgo i bassi. Restano più gli acuti. Se metto random e random, succede il disastro, senti. E qui posso fare la rhythm. Può succedere di tutto, sono pattern che ti devi ascoltare, ok? E qui ovviamente hai... Sono tutti tipi di arpeggiatori. E vedi che quello che cambia sostanzialmente è il parametro sequence A e B e la ritmica. Guarda, fake shredding. Fantastico, questo non ci avevo fatto... Questo non l'avevo visto, questo. Fake shredding è proprio per prendere in giro noi chitarristi quando facciamo shred. Quindi sta facendo... Fa così. In television. Space tram, questo è interessante. Hai tanti...
preset che puoi andarti ad ascoltare. Però quello che è importante è che non è così complesso da utilizzare. Ah, scusami, mancava Synthonizer, scusami. Mi dimenticavo perché, oddio, dicevo, dovevo fargli sentire il trombone. Cosa succede? Se vado a prendere questo che lavora sulle formanti, senti che... Flute Factor, voglio fare questo trombone. Metto il reverbero. Ovviamente non è più un trombone qui come ostensione. Modifico un pelo l'attacco per perderlo. Ecco. Posso regolare il reverbero troppo lungo o troppo corto. Ok, vedi che qua c'è un unused, è perché non è utilizzato per il tempo. Basic synth. Faccio questo, rimetto il reverbero. Ok, come ti dicevo, e quindi anche questa parte di algoritmi è molto interessante. Quindi abbiamo visto Mode Factor e Time Factor. Questa volta abbiamo visto Pitch, la prossima volta è quella di Space, in cui parleremo effettivamente di tutto quello che riguarda anche stanze, ma Space proprio spazi, perché capirai che Eventide non fa mai le cose in modo molto normale, ma sono sempre molto creative e anche suggeriscono aspetti creativi del nostro lavoro, che non è un dettaglio. Quindi ti aspetto al prossimo video, anche stavolta mi sa che sono andato lunghissimo, ma l'avevo detto che sarei stato corto, non gliel'ho fatta, e comunque buon lavoro, ciao ciao.